Buonasera a tutti e ribentornati in un'altra partita classificata oggi a San Faustino, la festa dei single, e noi utilizziamo Antometa anche in questa festa perché ovviamente dà compagnia a tutti, sia fidanzati sia non fidanzati. Già ieri abbiamo visto la grande potenza di questo mazzo e tanti vogliono addirittura, ecco per l'appunto, ancora ci continuano a scrivere, le sentite le notifiche. Tanti vogliono rivedere questo mazzo in azione e allora non c'è nessun problema. Nel settore classificato andremo a qualificare così il posto dove noi siamo, per l'appunto. Andremo a giocarci, andremo a vedere tutto quello che va a succedere. Chiaramente sempre con contezza di ciò che abbiamo e sempre andando a ragionare sulle varie maledette. Ma così, tanto per insomma vedere, tanto per constatare come questo mazzo si va a comportare contro i meta. Ora, siamo contro un mazzo, ecco, che inizia in maniera un po', come dire, molto molto tranquilla, e questo ci fa veramente molto molto piacere. Sarebbe potuto essere qualsiasi altro mazzo, noi in mano già avevamo tutte le carte per andare a stecchire, se vogliamo, l'avversario. Avevamo messo un super boss, avevamo l'impermanenza infinita per bloccarlo, poi mettevamo, a seconda delle varie situazioni, o epuratore, grazie al quale tutte le carte droppate al cimitero sarebbero andate nello stige delle bannate, oppure alternativamente se l'avversario ci metteva un board di mostri molto molto forti, e beh, avevamo tranquillamente ispettore che va al contavolo. In questo caso, siccome il lavoro di epuratore della radianza di Banisher ce lo va a fare Fisher sul terreno, noi andiamo a mettere Inspector Border. A questo punto entra, ci sono alcuni problemi con la connessione, ma vabbè, questo ci interessa relativamente. Scudo specchio lunare, la nostra equip molto vivace, grazie al quale facciamo diventare il nostro impuratore straordinariamente frizzante. Ecco, alcuni potrebbero dire: Anto, ma perché hai messo la spaccatura dimensionale sotto la becro? Non sarebbe stato meglio andare a mettere l'impermanenza? No, perché psicologicamente parlando, molte volte se l'avversario va ad utilizzare delle carte, le vanno sempre a mettere davanti al mostro, e quindi questo, presupponendo che l'avversario vada a riprovarci nel prossimo turno a darci effettivamente fastidio, ecco, vedete, caso noi avremmo potuto mettere l'impermanenza infinita proprio sotto la carta che l'avversario ci avrà utilizzato successivamente. In questo caso non ci interessa effettivamente quello che va a succedere. Abbiamo fatto bene a mettere la dimensional sotto la background a quell'avversario, perché era una tranquillissima forza riflessa terremoto che, bravissima insomma, ci ha messo coperto il nostro mostro, e quindi va benissimo. Ma noi successivamente potremo riscoprirlo e soprattutto potremo ribeneficiare ancora del bellissimo scudo specchio lunare, perché una volta che finisce al cimitero egli può tornare nel mazzo, anzi deve assolutamente ritornare all'interno del nostro deck, o al top o al bottom, e poi lo possiamo tranquillamente ripescare a seconda della posizione in cui lo abbiamo riposto nel nostro mazzo. Ok, a questo punto potrebbe essere molto molto buono andare a mettere il nostro Epuratore della Radianza. Grazie a lui tutte le carte verranno bannate, non solo i mostri. Il nostro Ispettore Cavalcantavola non può essere scoperto. A questo punto vedete quanto abbiamo fatto bene a mettere l'impermanenza qui, perché l'avversario paradossalmente ha proprio messo la sua backrow qui, e quindi questo è andato a legittimare il discorso psicologico che facevamo poc'anzi. Ecco, lasciatemi vedere, so che tante persone che hanno ricominciato a giocare a Yu-Gi-Oh! Che comunque vogliono vederci chiaro in questo meta ci seguono. Lasciatemi mostrare la bellezza veramente di scudo specchio lunare. L'equipaggiamo a qualsiasi mostro, egli quando combatte oppure viene putta da un mostro dell'avversario, vedete, acquista attacco pari alla difesa o l'attacco in cui è il mostro più 100, e quindi sostanzialmente è indistruttibile. Abbiamo una forza riflessa, abbiamo un'impermanenza infinita, ma soprattutto la spaccatura dimensionale che manda bannati tutti i mostri, ma soprattutto il Punisher of Radiance che manda bannate tutte le carte. Bravissimo l'avversario, ok, ci ha utilizzato Raijeki. A questo punto, dal momento che siamo molto molto coperti, potremmo mettere lo scudo specchio lunare nel bottom. A questo punto ne abbiamo tre. Vogliamo molto volentieri andare a vedere la... Ecco, per l'appunto abbiamo fatto molto bene, perché questo ci ha permesso di vedere un'altra carta importante, quindi la forza riflessa terremoto. Questa è una partita molto più di studio. Ovviamente, ragazzi, vi capiteranno anche queste partite, soprattutto adesso vi capitano queste partite. Ma come vedete noi reggiamo botta tranquillamente, sia che siamo contro i Kashtira, ecco per l'appunto, sia che siamo contro altri mazzi abbastanza importanti, e comunque teniamo tranquillamente il campo. A questo punto abbiamo anche l'essenza antimagia che dobbiamo utilizzare immediatamente nel momento in cui l'avversario va a pescare. Ricordate, nel momento in cui l'avversario va a pescare, in modo che il ciclone cosmico piuttosto che lo spolverino,
piuttosto che il fulmine tempesta, piuttosto che tutte le altre varie carte che ci può utilizzare. Vedete, non può metterle. Andiamo a completare completamente l'opera con la spezia evocazione, la nostra field touch spicy, veramente molto ballerina, molto carina. Alcuni la tacciano di essere un po' la cenerentola del mazzo, no, è straordinaria, ci abbiamo battuto Kashtira Scarecrow ultimamente e è assolutamente importante contro molti mazzi del momento, appunto perché impedisce un plus 3 di special summon o anche di normal, perché no, durante qualsiasi turno, nel momento in cui l'avversario arriva ad evocare tre mostri e gli passerà direttamente alla... e gli passerà direttamente all'end phase. Vedete? Bravissimo l'avversario a utilizzare lo spolverino dell'arpia. Comunque l'abbiamo forzato a trattenerlo solamente un turno. Ecco. Possiamo constatare in questa partita come il mazzo va a rapportarsi nel momento in cui perde, tra virgolette, tutto il suo terreno. Molti potrebbero dire, ho capito Anto, però ecco, ti tolgono tutto, ti fanno l'impermanenza sul pachycefalosauro, piuttosto che il Ray Jackie, piuttosto che lo spolverino su tutte le tue decro. Esattamente come sta accadendo in questo momento. È successo, eh? Sta accadendo, per l'appunto, no? L'avversario ci ha messo anche un bestione, tra l'altro molto molto bello, molto forte, pericolo Bigfoot, questa sua arte alternativa Gold. Tanta roba, veramente tanta roba. Cosa andiamo a fare? Come possiamo giocarcela? Io vado tranquillamente a settare i miei tributi torrenziali e aspetto che l'avversario vada ad evocare un mostro per finirmi completamente. L'avversario lo farà, qui la psicologia non è un'opinione. Ecco che andrà a succedere esattamente questo. E ovviamente ragazzi, perché tutto questo? Perché il mazzo Antometa lo conosciamo molto bene. Ogni pescata è potenzialmente una bellissima top deckata di carte che a noi servono. È importante questo da constatare ragazzi, cioè non è un mazzo che semplicemente si arrende, non è assolutamente nulla di tutto questo. Siamo anche contro un avversario bravo sotto questa prospettiva, perché non ha evocato un altro mostro ed è rimasto tranquillamente con i Bigfoot, ma non c'è problema, io so che andremo a pescare una carta che ci servirà. Ecco, per l'appunto lui ha addirittura settato, è stato molto molto bravo. Ok, perfetto, andiamo a mettere Risvegliare il Drago in questo momento, che sarà una carta veramente importante, una top deckata assolutamente bellissima, perché nel momento in cui l'avversario ci andrà a togliere il nostro tappeto di carte, essa andrà tranquillamente a far fuori tutti, ma non c'è neanche il problema di evocare special o dall'extra o dal mazzo, perché noi utilizziamo, ecco per l'appunto, torrenziale. Ed è bello perché la Cyber Jara utilizza anche il suo effetto per andarci a far pescare, quindi distruzione di tutti tranquillamente. E ecco fatto, ecco fatto, eravamo a 1000, l'avversario ecco ha comunque evocato sul terreno, bravissimo assolutamente. Ricordo che noi abbiamo due tributi torrenziali, l'avversario ci fa anche pescare, siamo molto molto contenti. Andrebbe anche ad evocare, e allora utilizziamo tranquillamente il tributo torrenziale, così per non saperne leggere né scrivere. Ecco, tolto completamente il board al nostro avversario. Va a settare, ancora, utilizza l'effetto, ok, terreno per andare ad evocare, ancora specialmente, va a scartare, passa in end phase. Ecco fatto, tranquillamente, allora abbiamo tutto il tempo. Tanto per andare ad utilizzare la nostra bellissima Giara della Dualità, con cui andiamo a dissotterrare le prime tre. E a questo punto andiamo a prendere, eccolo, il nostro amico, l'Ispector Border. Ci siamo completamente rifocillati, anche grazie all'avversario, certamente ci siamo protetti in maniera molto valorosa con i nostri due tributi torrenziali, e questo ci piace tanto. E beh, è molto molto bene, no? A questo punto abbiamo anche la forza riflessa, stiamo solo aspettando che l'avversario... Ah, tra l'altro abbiamo due Risvegliare il Drago, questa è una grandissima carta, perché nel momento in cui viene lascia il terreno ci fa evocare specialmente un mostro o dall'extra deck oppure dal mazzo direttamente. Sto solo aspettando il fulmine tempesta, ne abbiamo tre ragazzi, quindi potenzialmente abbiamo accesso a tre mostri strafortissimi che noi possiamo avere o nel mazzo o nell'extra deck, tanta roba. Potrei attaccare, l'avversario potrebbe avere la forza riflessa, vediamo se ha la forza riflessa, se ci frega con la forza riflessa, beh non abbiamo nulla di cui andarci a vergognare. Comunque vedete abbiamo ripreso tutte le redini della partita, abbiamo tranquillamente il nostro board, riabbiamo la forza riflessa, abbiamo soprattutto l'essenza antimagia che ci piace tanto tanto, abbiamo ripreso la spezia evocazione, sarebbero tutte carte che avremmo ripreso successivamente, e grazie alla dualità e grazie anche alla prodigalità, veramente tanta tanta roba.
Questo è il nostro grande mazzo Antometa, ragazzi. Abbiamo di nuovo l'essenza antimagia. Guardate come la partita scorre un po' sul filo del rasoio, no? Siamo 1000, l'avversario ci ha dato tanti tanti punti, no? L'avversario va a settare, utilizza benissimo, ottimo, ok. Una carta molto molto forte, e cioè risucchiabilità. A questo punto Skill Drain andrà a deviare l'effetto dei nostri mostri, che come vedete sono completamente storditi a livello di potere sul nostro terreno, ma questo non impedisce che vadano ad attaccare. Attenzione, perché il cilindro magico potrebbe essere, ecco, per l'appunto, no, non tanto il cilindro magico, ci salviamo comunque perché l'avversario ci utilizza la forza riflessa terremoto, ed è la seconda che utilizziamo, e quindi abbiamo preso il Ray Jackie, due forze riflesse terremoto, abbiamo preso lo spolverino dell'arpia, e beh, abbastanza roba, abbastanza roba. Guardate come rimaniamo tranquillamente indomiti sul terreno. L'avversario comunque ha ancora, e ci ha messo contro anche Skill Drain. Bravo, bravo, veramente molto bravo. Mostro resuscitato, grandissima carta, molto molto forte, con cui sicuramente andrà a riprendere il beat. No, va a prendere sul terreno il Chaos Summoning Beast. Questa è una carta molto forte, e addirittura va a beneficiare in un modo anche molto brillante e creativo il suo effetto, perché è vero che non ha più potere grazie allo Skill Drain, e stessa cosa dicasi per i suoi mostriciattolini che evoca sul terreno, tra l'altro triggerando addirittura la spezza evocazione andando a land face, ma grazie al suo arrivo al cimitero egli permette di evocare anche Amon, e sono abbastanza spaventato. Benissimo, non c'è problema, abbiamo la nostra forza riflessa che sta lì ad aspettare, e soprattutto abbiamo i nostri mostriciattolini qui che stanno lì tranquilli come protezione. Come vedete, nessun problema. Attenzione, perché mette anche Paradiso Perduto, la carta field del Sacred Beast, che è a questo punto ovviamente il mazzo che sta utilizzando. Noi continuiamo a pescare, carta abbastanza forte. Attenzione, perché mette anche Risveglio delle Bestie Sacre. A seconda delle Bestie Sacre che campeggiano sul terreno andrà ad attivare diversi effetti. Per il momento, ogni volta che va ad evocare delle Bestie Sacre, lui va a guadagnare LP, poi utilizza anche la field che è straordinaria, con l'effetto può pescare due carte gratuitamente nel momento in cui c'è la presenza di una bestia sacra sul terreno. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Va a mettere, ok, come tributo va anche a mettere la Dark Summoning Beast. Può utilizzare l'effetto seguendo lo stesso gioco di prima, manda al cimitero, non si applica sul terreno, ma dal cimitero va ad evocare Raviel. Ed è tanta roba, ragazzi, ed è veramente tanta roba. Rientra sul terreno, addirittura spezza evocazione. Vedete come diamo comunque, rompiamo molto all'avversario le scatole. Ed eccoci arrivati al punto di svolta, eccoci arrivati al punto di non ritorno. Perché questa carta è molto importante? Perché far passare continuamente l'avversario all'end phase, anche e soprattutto in questa situazione, è stato determinante, deleterio per lui, perché ci ha permesso di pescare una grande carta, e cioè, eccolo, quel nostro Golem di Lava, con cui per andare a dar fastidio all'Awakening faremo molto bene a utilizzarlo, per la quale, e cioè per tributare le due bestie sacre. Eccolo qui sul terreno dell'avversario, mettiamolo in difesa perché non può utilizzare il suo effetto di burn di LP, quindi comunque il prossimo turno dovrà utilizzare per andare ad attaccare, e nel momento in cui lui attacca, beh, noi avremo un bellissimo dolce a sorpresa grazie alla nostra forza riflessa. Vedete, lui vorrebbe utilizzare l'effetto per infliggere ad ogni turno 1000, come nella buona scuola di Joy, lo mette disgraziatamente in attacco ed è pronto a questo punto probabilmente per passare alla battaglia, e noi siamo lì con il nostro bellissimo dolce a sorpresa. Come dice il barone Praxis, la prima cosa a cui devi pensare se fabbrichi una bomba è di fabbricarne subito un'altra. Forza riflessa, distruzione schiacciante, non tanto la carta di Yu-Gi-Oh! Quanto un po' ciò che dà il nostro bellissimo mazzo Antometa. Passa in M2, l'avversario ha ancora diritto alla normal, ma mette solamente coperto, ottimo, perché aspetta il nostro tributo torrenziale, questo ci fa veramente molto piacere. Dal momento che c'è Skill Drain non va bene andare a mettere l'impermanenza infinita. Questa partita è un po' più lunga, però sono contento di star vivendola con voi sul terreno, perché ci fa capire anche le partite meta al giorno d'oggi come sono, le partite combattute di Yu-Gi-Oh! Come vanno a comporsi, anche le emozioni che ci vanno a dare. L'avversario mette coperto, giustamente, si ripassa l'end phase. Non siamo ancora andati a vedere il Pachycefalosauro Fossile, che sappiamo essere una delle core cards della nostra bellissima brigata. E anche questo è interessante, perché riusciamo a capire quanto il mazzo si regga tranquillamente anche senza i suoi MVP, senza i suoi VIPs. Attenzione, perché l'avversario rimette con Summoning Beast, veramente molto forte. A questo punto potremmo utilizzare, non abbiamo più la forza riflessa, quindi io utilizzerei con più parsimonia il tributo torrenziale. Sì, tranquillamente, aspetterei che sì, per l'appunto, lui vada ad evocare i suoi mostri.
abbiamo due belle protezioni qui e non sarebbe bellissimo andarla a distruggere in questo momento, però forse sì, nel momento, ok, perlomeno lo facciamo arrivare all'end phase, ok, e a questo punto di potrebbe non essere una buona occasione utilizzarla adesso, forse sì, forse no, comunque passiamo direttamente a fine turno, questo va molto bene, la forza riflessa, ok, la forza riflessa ora ci piace tanto, possiamo tranquillamente aspettare adesso, quindi che l'avversario vada ad evocare un altro mostro, ok, o comunque avremo un altro turno di stallo, vediamo cosa va a fare l'avversario, ottimo, e adesso è il momento per l'appunto del nostro tributo torrenziale bellissimo, attenzione, si vanno a distruggere tutti, sì, tranne il suo mostro, è a questo punto è male, 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 purtroppo molto molto male, ci eravamo dimenticati per l'appunto che lui lo andava a proteggere, bene bene bene, purtroppo dobbiamo aspettare che ci attacchi e passare direttamente alla seconda partita. Non male, non male, non male. Comunque abbiamo aspettato benissimo, comunque abbiamo retto benissimo. Ovviamente ci sono le altre due partite. Ovviamente questa volta iniziamo per primi. Iniziamo con il nostro bellissimo Banisher che entra sul terreno. Abbiamo l'essenza antimagia, ma soprattutto abbiamo le due forze riflesse fiammeggianti. La partita precedente è stata molto molto carina, perché comunque noi abbiamo retto molto bene, l'avversario ha vinto sostanzialmente perché andava a proteggere il suo mostro. Va bene, non fa nulla. Noi comunque aspettiamo, non abbiamo visto il pachycefalosauro fossile soprattutto. Avessimo visto lui, beh, sarebbe stato molto molto meglio. Comunque, andiamo a vedere quello che va a fare l'avversario, va a settare in questo momento, benissimo. Va a settare altre carte, molto molto bene. Vedete come l'essenza antimagia sia molto molto forte. Molto molto forte, perché va a dare quel turno di stacco per l'avversario e noi sostanzialmente possiamo andare a fare quello che vogliamo. Andiamo a mettere quindi l'altro Epuratore della Radianza, pronti per un attacco massiccio di 3200. Guardate come ora la musica sia cambiata, eh? Guardate come ora abbiamo completamente il controllo del terreno, anche nel momento in cui ci dovesse utilizzare lo spolverino dell'Arpia, comunque noi andremmo alla grande. A questo punto attacchiamo, vediamo se c'è la forza riflessa, non c'è la forza riflessa perché l'attacco va a segno, quindi benissimo, meno 1600, un altro attacco, meno 1600, e questo ci piace tanto. Nella festa dei single, ragazzi, ci fa capire il Mazzanto Meta come in fin dei conti siamo sempre soli contro tutti e contro il mondo, ma con la sua maestria e con l'essenza del nostro bellissimo mazzo, e beh, siamo più accorati e siamo più... come dire, uniti ad un qualcosa di quanto noi non possiamo pensare. Allora, distrutti tutti, ecco fatto, risvegliare il drago. Adesso c'è solo l'imbarazzo della scelta, quale mostro potremmo andare a mettere. Beh, in questa situazione direi che andrebbe benissimo. Certo, 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 l'ultimo guerriero da un altro pianeta. Vi presento una delle combo più belle di questo mazzo. Risvegliare il drago ti fa evocare un qualsiasi mostro dovunque, da dovunque. E noi ovviamente in queste situazioni utilizziamo The Last Warrior from Another Planet. Un mostro che impedisce l'evocazione di mostri. Esatto, l'avversario può solo mettere coperto. L'avversario può solo mettere coperto. Non possono essere evocati mostri. Tanta roba, eh? Ok, ricomincia quindi la combo malata del nostro mazzo con la spezia evocazione. Tutto bene. Attacchiamo. Come vedete il mazzo si sorregge benissimo, ma anche prima, no? La partita in cui abbiamo perso. Cioè, ragazzi, noi abbiamo comunque resistito per tanti turni, abbiamo dato tanto filo da torcere all'avversario e diciamocelo, l'avversario non ha vinto in fin dei conti di misura. Cioè, l'avversario ha vinto perché, certo, per una protezione importante di Raviel, l'avversario ha vinto forse perché abbiamo utilizzato in maniera troppo leggera il nostro tributo torrenziale. Però, ragazzi... abbiamo resistito 23 turni, ci siamo battuti bene 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 e ovviamente andremo a vincere la partita. Vedete, l'avversario non fa altro che settare ed ora ci verrebbe da chiedersi chi è il duro in questo momento. Però ragazzi, non bisogna lasciarsi prendere da, sapete, stati emotivi strani. Ragazzi, io non è assolutamente il gioco con cui andare a bullizzare gli avversari, non bisogna assolutamente mai lasciarsi a questo tipo di storie e di patemi d'animo, ragazzi, assolutamente ricordate che stiamo comunque sempre giocando. Ci sta che qualche volta si possa perdere, si possa avere l'amaro in bocca, anche banalmente nella partita che abbiamo appena visto. Sono sicuro che tu stesso
hai ancora quella dannata sensazione secondo la quale, mannaggia, tutta sta strada e poi alla fine abbiamo perso. Lo so, fa parte del gioco e fa parte del gioco in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione tu ti andrai a trovare, sappilo. Ovviamente Yu-Gi-Oh! Si compone al meglio delle tre esattamente per questo motivo. Esattamente perché tu puoi, anche se vai a perdere, insomma, in maniera barbina, tu puoi comunque sempre andare a dimostrare il tuo valore e perché no anche andare a rimontare, come stiamo facendo in questo momento. Basteranno altri... No, neanche. Devono esserci altri due attacchi di Last Warrior e poi abbiamo vinto. Siamo. Molto, molto bene. L'avversario, come vedete, è rimasto 2450. Altri due attacchi e andrà a zero. Ovviamente utilizziamo l'essenza antimagia. Come vedete, il mazzo Antometa, anche se deve abbassare la testa in una partita, poi si vince, cioè poi è inutile andare a raccontarci storie. Ecco qua, ecco il signorino che, se avremmo pescato il quale, ci avrebbe fatto vincere alla partita di prima. Dovevamo solamente pescare, abbiamo pescato tutto il mazzo praticamente, non abbiamo pescato lui. Quindi sicuramente. E pur con tutto questo, ragazzi, ci siamo... Siamo rimasti tranquilli, siamo rimasti veramente indomiti fino all'ultimo. Tanta roba, no? Veramente tanta roba. A questo punto l'avversario va a pescare, noi siamo completamente tranquilli col terreno che abbiamo. L'avversario, vedete, continua a difendersi, bisogna dar credito anche al nostro avversario, certamente, per quello, per come sta giocando, per come si sta andando a comportare. Se facciamo attenzione all'impermanenza infinita che potrebbe eventualmente esserci. Attacchiamo. Vedete ragazzi, il mazzo Antometa è molto bello perché è un continuo avere il controllo del terreno. È importante questo, ragazzi, eh? È veramente molto importante. Allora, adesso lui non può più scoprirsi. Va molto molto bene andare a mettere a questo punto il Pachycephalosauro fossile per andare a riprendere in mano la situazione. Grazie a lui nessun mostro potrà essere evocato specialmente. Ah, e questo è un gran problema per il nostro avversario. Guardate come comunque abbiamo... La spezza evocazione, abbiamo la forza riflessa fiammeggiante, scusate, questa è la forza riflessa terremoto, no neanche, questa è la forza riflessa, scusate, la forza riflessa tempestosa, manca a dire, certo. Ok, l'avversario va a settare, non può assolutamente attaccare, anche perché ha zero il suo mostro. Sarà molto interessante adesso andare a vedere come andrà a sgangherare, insomma, la partita, il secondo risvegliare il drago, non che ci fosse servito tanto prima. Ecco che l'avversario va ad utilizzare la carta delle bestie sacre risveglio, che adesso non può neanche essere utilizzata. Stiamo aspettando il fulmine tempesta piuttosto che altre varie storie come il ciclone cosmico, piuttosto che i turbini gemelli, per andare a distruggere le nostre carte. In tal caso avremo un altro bellissimo risvegliare il drago. Vedete come ci manteniamo comunque molto molto solidi. Addirittura l'avversario, se non peschiamo un altro mostro, sarà 1250. Interessante, molto molto interessante. Va a settare ancora. A questo punto vediamo che succede. Andiamo a pescare un altro tributo torrenziale. Ottimo, andiamo a scoprire il mostro dell'avversario. Vedete come l'avversario di disperazione, no? Cerca comunque di mettere sul terreno, cerca comunque di proteggersi. Bravo, molto molto bravo. Allora, a questo punto lui ha comunque scoperto il suo mostro, non è considerata una summon. Molto bravo, perché ha il mostro giusto per proteggersi. Bene, bene, bene. Non male, non male. E ha tutto il tempo per camperare. Ottimo. Molto molto bene. Abbiamo un Banisher sul nostro terreno. Skill Drain, veramente molto bene. A questo punto dovremmo andare a pulire il terreno. Potremmo pulire il terreno andando a me. L'avversario è a 250, tra l'altro, quindi solamente un soffio lo distruggerà completamente. Dobbiamo togliere questo mostro. Io aspetterei, metterei il mio mostro in difesa e andrei ad aspettare una sua evocazione per andare a utilizzare il primo tributo torrenziale. In questo video stiamo vedendo come si compongono alcune partite, per l'appunto, manca a farla apposta. L'avversario utilizza il mostro resuscitato, adesso può evocare specialmente, ecco l'evocazione ed ecco anche il pretesto che aspettavamo per utilizzare il nostro bellissimo tributo torrenziale. Via, distrutti tutti. Bene, bene, bene. Se l'avversario non va più a mettere mostri sul terreno, Banisher, attacchiamo e vinciamo. Un altro mostro sul terreno, benissimo, se peschiamo... Ok, con lo scudo specchio lunare siamo abbastanza sicuri e tranquilli. Soprattutto il nostro mostro è indistruttibile. Vedete, ragazzi, alcune partite come sono? Cioè, vi aspettano anche queste partite, eh? Vi aspettano anche queste partite in cui
dovete andare a prendervi la vittoria con le unghie, eh? Attenzione, cioè non giocherete solamente partite in cui gli avversari saranno lì e apriranno le loro vesti a voi, addirittura Marshmallow sotto Skill Drain. Veramente questo fa un po' ridere, però insomma questo è... si va a distruggere. Questo è un mostro indistruttibile da battaglia, ragazzi, eh? Vedete, non può essere distrutto in battaglia. E invece sarà andato a scaricare con il suo stesso skill drain. Bene, bene, molto interessante. Ci saranno ovviamente la maggioranza di partite in cui l'avversario non riuscirà a far nulla contro un automata. E questo è un fatto, benissimo. Però ci saranno anche delle partite in cui si combatterà, eh? Cioè, non pensate di trovare sempre avversari scarsi, eh? Assolutamente troverete anche avversari come questi, verso i quali dovrete andare a combattere con onore, dovrete prendervi la vittoria come Cristo comanda. È molto importante questo, ragazzi, è molto molto importante. Allora, l'avversario, siamo alla terza partita, l'avversario inizia sempre per... l'avversario, è interessante il mazzo dell'avversario perché è un bestie sacre, ma che ha bisogno di un turno per andare a partire. Lui parte veramente molto molto forte. In questo momento avrà messo sicuramente un'impermanenza oppure lo spolverino. Gioca molto molto bene. Allora, utilizza Skill Drain, giustamente, bene, 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 bene. Quindi si va a togliere tutti i suoi mostri in potere, benissimo. È una carta anche molto intelligente nel suo mazzo, eh? Perché come abbiamo visto nella prima partita, basta tributare semplicemente E i mostri e comunque le bestie sacre vengono comunque evocate. Quindi questa è una combo spicy molto interessante. Ma comunque vedete, anche se viene negato l'effetto di stop delle Evocod Special, noi comunque abbiamo il nostro bellissimo scudo specchio lunare con cui potenziamo il nostro amico. Attuali forze riflesse sul terreno, aspettando che l'avversario utilizzi sue forze riflesse. Ho visto che utilizza lo spolverino, quindi potrei andare a mettere il secondo risvegliare il drago in modo da andare a evocare due mostri. Allora, siamo quasi alla mezz'ora di partita. Questa è una classica partita da torneo, ragazzi, eh? Nei tornei le partite sono così, sappiatelo, avete 40... Ecco, per l'appunto. Stiamo per l'appunto aspettando la forza riflessa, è quella che è accaduta, benissimo, quindi il nostro mostro verrà... a questo punto lui tornerà in mano addirittura. Lui torna in mano, va al cimitero scudo specchio lunare. Con lo scudo specchio lunare droppato avremo la possibilità di riprenderlo nella mano e questo ci fa veramente molto, molto piacere. Qui che accade l'attacco, per l'appunto. Vediamo se risponde il gioco. Noi a questo punto dobbiamo... aspettando che riprendiamo il contatto. Comunque, anche se dovessimo disconnetterci causa internet, noi abbiamo comunque risvegliare il drago, l'altra forza riflessa, insomma. Siamo messi comunque molto, molto bene. Allora, vediamo che succede. Siamo stati disconnessi, ragazzi. Dannazione. Siamo stati disconnessi. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Attenzione, vediamo. Ok, ok, ci siamo ripresi. Che fortuna, grande, grande fortuna. Fortuna che Yugi Omega riesce a riprendersi in questo modo e riusciamo a salvare la nostra partita. Mi fa veramente molto, molto piacere. Sarei stato scontento di rimanere appeso e non farvi vedere queste bellissime partite. Allora, l'avversario comunque, ok, utilizza i danger della mano. Guardate gli avversari come comunque utilizzano. Cioè, l'avversario sta utilizzando dei grandi mostri. L'abbiamo visto prima questo, abbiamo visto anche tanta roba, eh. Ok, rimettiamo il nostro Pachycephalosaurus senza alcun problema. Senza problemi, eh. Come si vede, eh. Allora, scudo specchio lunare. L'avversario può evocare specialmente, attenzione. Però adesso lui è indistruttibile praticamente. E la skill drain qui presente ci fa anche molto molto bene, perché in questo modo noi possiamo anche utilizzare senza alcun problema il nostro amico risvegliare il drago. Guardate come l'avversario era comunque stato bravo a metterci un mostro di gran lunga più forte del Pachycephalosaurus. Ma noi con scudo, quanto è forte scudo, ragazzi, mamma mia quanto è forte questa carta. Chiunque ha questo mazzo ha veramente all'interno tutte le carte possibili, immaginabili, per diventare molto cattivo verso l'avversario. Attenzione perché ci utilizza Bigfoot. Una volta scartato Bigfoot, egli ha il potere di distruggere un mostro sul terreno, ottimo. Ci ha distrutto lo scudo specchio lunare, io lo metterei al bottom perché voglio vedere altre carte. E soprattutto voglio andare a beneficiare della forza riflessa. Vediamo chi peschiamo, ottimo, il tributo torrenziale. A questo punto l'avversario avrà una ghiotta opportunità di andarci a distruggere tutto. Andiamo a vedere chi prende. Dobbiamo stare attenti a questa carta, perché Paradiso Perduto, vedete, non permette la distruzione dei suoi mostri. Passa in face, ottimo. Abbiamo la possibilità di rimettere. Vedete,
È un puzzle il mazzo Antometa che alla fine prende sempre tutti i suoi pezzi. Abbiamo ricostituito il nostro board molto cattivo, molto control per l'avversario. L'avversario continua a passarci, questo ci piace tanto. Mettiamo anche l'impermanenza infinita. Nel caso in cui dovesse utilizzare i suoi amichetti, Chaos Summon in Beast, eccetera, eccetera, eccetera. E aspettiamo di rivedere i nostri mostri. Ah, l'avversario ci beffa, assolutamente, mette Ash, ok, la scopre, non può neanche utilizzarla. Pensate quanto aveva paura. Pensate quanto aveva paura delle carte che avevamo. E noi possiamo passare senza... Cioè, il bello... Vedete, un'altra feature molto bella del mazzo Antometa. Che voi potete passare tranquillamente. L'avversario non attaccherà, perché ovviamente è spaventato dalle carte che avete. È spaventato anche nell'utilizzare Spolverino dell'Arpia, Fulmine Tempesta, eccetera, eccetera. Perché sa che potreste aver piantato qui il Risvegliare il Drago. E ha ragione. E voi potete ripartire tranquillamente. Avete carte per distruggere tutto, deflagrare il terreno, carte per stoppare le evocazioni dell'avversario. Ragazzi, se non è un bel mazzo questo, ma soprattutto è un mazzo che nel meta di adesso, lo stiamo vedendo con le tante partite che stiamo facendo in questi giorni, è tanta roba, eh. È veramente tanta roba. Poi questi video sono molto interessanti, a me piacciono, perché vi fanno vedere completamente tutti i ragionamenti che vengono portati avanti. Queste sono partite da torneo, ragazzi, eh. Nei tornei si hanno 40 minuti nei turni, a volte delle partite finiranno in 10 minuti, altre partite finiranno in 20 magari, per altre finirete i turni tranquillamente. E qui non stiamo neanche utilizzando il side, eh? Cioè questo è uno dei pochi mazzi che non devono utilizzare il side. Tanta roba, veramente tanta roba. Siamo in vista, a questo punto potremmo utilizzare il tributo torrenziale, ma considerando che abbiamo la forza riflessa tempestosa, qua tornare... nella mano, direi che possiamo, sì, possiamo tranquillamente, ok, mettiamo qui e, non possiamo andarlo eventualmente, possiamo andarlo, sì, no, meglio che non andiamo a distruggere nessuno, meglio che aspettiamo tranquillamente, può tranquillamente attaccare, non c'è nessun problema. Potrei utilizzare comunque la forza riflessa fiammeggiante in modo da scaricare una parte di mia Becro e andare a mettere la forza riflessa tempestosa. Lo so, è poco elegante, però in questo momento è una mossa molto interessante che possiamo andare a fare. Non può utilizzare il suo effetto. E quindi benissimo, noi abbiamo comunque tutto il tempo e abbiamo comunque sul terreno tutte le carte che ci servono per sopravvivere. Ci ha messo Amon, ragazzi, siamo in un momento importante della partita. Ci ha messo un bel boss di 10 di 4000. Ok, bene bene bene. Molti potrebbero dirmi, ok Anto, ma tu non hai utilizzato l'impermanenza infinita sul Chaos Summon in Beast. Perché questo? Perché so, ho tante carte per andargli a far fuori Amon. E voglio tenermela questa nel momento in cui lui va a utilizzare un'altra Summon in Beast. Soprattutto perché so benissimo che poi viene utilizzata nel cimitero, ma nel momento in cui andiamo a togliere l'effetto, questo... si riverbera anche nel cimitero e ci aiuta con le nostre combo. Che cosa succede? L'avversario non sta più giocando. Speriamo siamo stati disconnessi dal server ancora. Proviamo ancora. Ok, ci siamo ragazzi, ci siamo. Questa partita non va a finire, non va a finire mai. 33 minuti di match estenuante. Va a pescare ancora, ok? Quindi grazie qui al Paradiso Perduto. Ragazzi, bellissimo, veramente partita straordinaria. Allora, Buco Nero non possiamo utilizzarlo perché l'avversario protegge il suo mostro grazie al Paradiso Perduto. Non possiamo peraltro andare a mettere la forza riflessa tempestosa per andarla a far tornare nella mano. Guardate quante risorse che sta generando l'avversario, guardate quanto sta prendendo, tanta roba, Cioè, le persone che dicono no, ma stai giocando contro un giocatore stupido, bla bla bla. Attenzione, tanta attenzione. Ok, l'avversario utilizza ancora Awakening delle bestie sacre, non possiamo aspettare tranquillamente. E il nostro Pachycefalosauro e qualsiasi altro mostro. E soprattutto lo specchio lunare. Guardate, l'avversario pesca. Sta aspettando in maniera bruttissima lo spolverino dell'arpia. Siamo quasi fantomaticamente ai turni, perché siamo a 34. Attenzione perché attacca, ecco qua l'occasione che aspettavamo. Amon va a tornare nella mano. Ed ora auguri prima di andarla a rimettere sul terreno. Auguri prima di mettere spolverino dell'arpia. Adesso è il momento di andare a pescare un mostro. Speriamo che l'essenza di Yu-Gi-Oh! Sia con noi. Vediamo che succede. Vediamo, dai. Pesca.
Vai a pescare, per favore. Ok, un'altra forza riflessa. Forse sì, forse no. Abbiamo sul terreno il tributo torrenziale, quindi potremmo utilizzare lui. Forse l'essenza antimagia, no, non è ancora il momento. Dobbiamo aspettare assolutamente un mostro. Anche qui siamo arrivati a 21 turni, ragazzi, eh. Siamo veramente a 21 turni. Nel momento in cui finissimo i turni, ai botti finali, neanche... Perché siamo 5.000 a 5.000 in una condizione di completa parità. Siamo contro un grande mazzo, ragazzi, eh. Oh, finalmente. Eccoci qua. Allora, forse... potrebbe essere il momento di utilizzare il buco nero. Forse sì, in modo da andare a togliere eventualmente il marshmallow sul terreno, anche se... ok, abbiamo fatto molto bene a rimuoverlo, perché non ci sarebbe potuto passare sopra il pachicefalosauro. Entra pachicefalosauro fossile, che comunque è un bellissimo amico sul terreno, ma soprattutto andrà a camperare continuamente grazie alla forza riflessa che andiamo a mettere in questo momento. Abbiamo anche due risvegliare il drago, e questo ci piace tanto. Ok. Sperando che non finisca il tempo e soprattutto prevenendo la disconnessione. Vediamo se l'avversario... ok, utilizza forza riflessa terremoto, bravissimo, ottimo. Va bene, no problem, nessun problema. E allora possiamo aspettare. È il momento, direi, potrebbe essere il momento di utilizzare l'impermanenza infinita messa al punto giusto. Ok, l'avversario mi utilizza Danger, ok, quindi va a evocare. Vediamo se Bigfoot oppure Nessie. Utilizza Nessie e quindi va a pescare. Non è assolutamente il momento di utilizzare il tributo torrenziale. Va a settare. Ok, vediamo se passa il turno. Ci dà un altro turno per andare a pescare un altro mostro. Benissimo. Lo scudo specchio lunare. È quasi il nostro momento. Dobbiamo aspettare un altro mostro. Mancano tre minuti, ragazzi. Mancano tre minuti e arriviamo ai nostri sacrosanti turni. Sta succedendo infaustamente come prima, eh. Mamma mia, ragazzi, che partitone, che grande partita. Questa è una vera e propria partita da torneo. Penso che la chiamerò in questo modo su YouTube. Mamma mia, incredibile. Schiamo ancora un'altra spezia evocazione. Guardate, l'avversario ha una paura infame di andarci o ad attaccare o di andare a performare altre mosse. È incredibile, manda al cimitero Amon, rimette Nessie sul terreno. Ci stiamo ingolosendo nell'utilizzare il tributo torrenziale, però dobbiamo assolutamente aspettare. Abbiamo anche la forza riflessa, quindi non c'è problema per l'appunto. Forse può andare bene utilizzare la forza riflessa per andare intanto a distruggere Nessie, ma poi soprattutto a liberarci una zona qui, non fa assolutamente male. End phase, andiamo a pescare golem di lava e questo ci piace veramente tanto. Forse no, dobbiamo aspettare che abbia le bestie sacre sul terreno. Io andrei a mettere un'altra forza riflessa, fermo restando comunque che abbiamo il nostro tributo torrenziale, quindi ci possiamo salvare benissimo. Due minuti ai turni, ragazzi, due minuti ai turni. Guardate la concentrazione, guardate soprattutto quanto alcune partite siano sofferte, ragazzi, è veramente incredibile. È la sua normal, quindi direi che è il momento di utilizzare il nostro bellissimo tributo torrenziale. Vi dico sempre che Yu-Gi-Oh! È fatto da episodi, ragazzi, e questo potrebbe essere uno degli episodi risolutivi della partita. Utilizza l'effetto di Chaos Summoning Beast. Va ad aggiungere direttamente alla mano. Guardate la perfetta quasi parità, tra virgolette, di carte che ci sono nella mano. A questo punto vedete, sì, forse il destino ci ha riso, perché andiamo a mettere Banisher of Radiance, sperando che l'avversario non abbia altre forze riflesse o roba strana. Andiamo a bersagliare. A questo punto lui, quando combatto, viene combattuto, non può essere distrutto. Questo ci piace tanto. Se non ha forze riflesso o robe strane, immaginando di essere ok, immaginando di essere a un torneo, certo, saremmo teoricamente, ecco, sopra, ma invece siamo sotto, perché adesso noi siamo a 4500 grazie allo scudo specchio lunare che ci va ad infliggere 500, quindi avremmo teoricamente solamente un minuto per andare a riprendere, insomma, gioco. È interessante, no? È molto molto interessante. Abbiamo ripreso lo scudo specchio lunare che avevamo prima. L'avversario utilizza un altro Awakening. Vediamo quello che succede. Io, se fosse un torneo, passare il turno. Avrei solamente, diciamo, 30 secondi. Ma qui fortunatamente non siamo a un torneo. Vediamo che cosa succede. Giara della prodigalità, veramente molto molto bene. Non l'abbiamo vista praticamente mai in tutto questo match, ragazzi, Abbiamo visto mai. Eppure ce ne abbiamo tre, Cioè, ce ne abbiamo tre, quindi tanta roba. Ok, arriverebbe a questo punto mio bellissimo pachicefalosauro. In un torneo bisognerebbe considerare tutta la tematica dello slow play, l'avversario che avrebbe già cominciato chiaramente ad aspettare una volta visto che io ero a 4500, avrebbe fatto tranquillamente finire la partita così. Noi ovviamente arriviamo fino in fondo, in alcuni tornei addirittura si danno ancora i 5 turni famosi di attesa.
E quindi, insomma, cioè, sarebbe una situazione, facendo caso, insomma, di avere anche solo altri 5 minuti, beh, la partita come si è messa lo state vedendo, ragazzi, insomma, no? L'avversario va a pescare. È interessante il fatto che l'avversario sia rimasto a 9 carte, cioè guardate Antometa quanto ha resistito a, ragazzi, Rai Jackie, addirittura tanta roba. Benissimo, riprendiamo il nostro bellissimo scudo specchio lunare, rimettiamolo al top del mazzo. Benissimo, guardate il mazzo Antometa quanto ha resistito. L'avversario è a 9 carte, gli abbiamo consumato completamente il mazzo. Questa è tanta roba, ragazzi, eh. Cioè, questo vi fa capire il valore di un mazzo, la potenza di un mazzo, ma soprattutto l'onore che ha un mazzo. È proprio questo, quanto riesce a resistere, quanto combatte, quanto non si dà per vinto. E si vede da questo, queste sono le grandi prove di forza. 40 minuti di gioco, di cui una partita, quella iniziale, persa per un non nulla. La seconda partita, ok, abbiamo vinto, ma siamo alla terza, dopo 38 turni, qui ancora a combattere. E abbiamo consumato il mazzo dell'avversario, ci siamo presi tutto, ci siamo presi due Ray Jackie, la Skill Drain, Ash, Marshmallow, tutti questi, tre forze riflesse. Ragazzi, per l'appunto, se non è un buon mazzo questo, direi di no, Io direi di no, però ovviamente, ragazzi, lo sapete benissimo, io faccio sempre parlare il campo. Per me è importante quello che va a dire il campo da gioco e non me medesimo, insomma. Allora, nessun problema. L'avversario ci ha utilizzato tutto, e in questa partita possiamo dirlo forte. L'avete visto voi con i vostri occhi. In 40 minuti ci ha utilizzato le peggiori negazioni, le peggiori fermate, le peggiori counter, le peggiori risposte, ragazzi. Ci ha mandato al cimitero praticamente tutto. Noi siamo sempre qui con il nostro bellissimo Inspector Border. Tutto sotto Skill Drain, ovviamente, Tutto sotto Skill Drain, a distruggere completamente, a beccarci l'altra forza di no, fa ridere, ha utilizzato tre forze riflesse terremoto e una tempestosa. Cioè, questa partita finirà per Deck Crash. Mostro resuscitato, benissimo. Cosa abbiamo noi? Sicuramente potrà mettere sul terreno i Chaos, con il quale effetto andrà a evocare, benissimo. A questo punto metterà una bestia sacra, o Raviel oppure Amon. Vedete, abbiamo fatto molto bene a conservarci il Golem di lava, con effetto di Awakening. Dovrebbe addirittura andare a pescare. Pesca l'altra Skill Drain, molto. Effetto del paradiso perduto, pesca addirittura altre due carte. Vedete, cioè, l'avversario comunque ci ha provato in mille modi. Ripeto, onore al merito, metterò gli striscioni. Onore al merito per il nostro avversario, Fortunatamente con la spezia evocazione noi passiamo al land phase. Ed è stata una grande mossa questa, perché se non ci fossimo passati, mettiamo evocato Amon e noi non l'avessimo potuto fermare, sarebbe stato un problema. E invece guardate che cosa va a succedere. Guardate cosa va a succedere. Boom! Via! Tutti i suoi mostri ciattolini. Ed entra il Golem di lava. Comunque a questo punto spero proprio che mi attacchi. Tanta roba, Tanta roba, benissimo. E siamo ancora in lizza, ragazzi. Siamo ancora completamente in gioco. E lui è rimasto solamente a due carte. Vediamo un po'. Tra l'altro, Amon, Raviel. No, gli rimangono ancora. No! Non so quante bestie sacre possano rimanergli sul terreno. Ci attacca. Questo ci fa veramente molto piacere, perché a questo punto ci lascia la strada spianata. Forza riflessa che distrugge il nostro Golem di lava, ma è esattamente tutto quello che volevamo. Ragazzi, questa partita è incredibile. Siamo a pezzi, sputiamo sangue, sputiamo filo spinato, ma veramente ci siamo, e alla grande. Abbiamo ancora 16 carte, abbiamo ancora i nostri bellissimi mostri. Ora, potremmo mettere la spaccatura dimensionale, giusto per essere tranquilli. Per mandare esattamente tutti. Non che serva adesso che ci ha utilizzato addirittura il vostro resuscitato, che è una carta veramente fortissima, ragazzi, Infatti è per l'appunto spolverino dell'arpia. Non c'è nessun problema. Ottimo, eccolo qui, risvegliare il drago. Oh, abbiamo anche un secondo risvegliare il drago. Ma a questo punto, siamo sotto Skill Drain, ragazzi, quindi chi andare a prendere? Decisioni. Beh, io andrei a prendere il drago bianco finale alternativo. Perché no? E poi Ultimate Falcon si potrebbe fare? Ma Ultimate Falcon, perché no? Ecco un altro lato oscuro, bellissimo, potremmo dire quasi pornografico, del nostro Antometa. Il giusto punto esclamativo di questa partita combattuta, vissuta 45 turni di pura distruzione. Eccoci qua.
mostro immune praticamente a tutto, immune agli effetti delle carte, in questo caso è stato negato qui dal qui presente amico, ma soprattutto il drago finale alternativo, sono tutti mostri che si possono evocare tramite il risvegliare il drago. Ragazzi, se non è questo un super mazzo, e con tutto questo, ragazzi, cioè con tutto che ci ha preso Spolverone dell'Arpia, noi abbiamo anche altre carte per andare tranquillamente a ripartire. Banalmente, cioè, è quasi stranissimo da fare, ragazzi, ma abbiamo sia cambiare idea, sia paradossalmente abbiamo scudo specchio lunare. Non voglio andare a offendere l'alternativo, andrò a equipaggiare il nostro Ultimate Falcon come se servisse. E beh, l'avversario si era compiaciuto di tutto quello che aveva. Un'altra forza riflessa, ragazzi, veramente incredibile, veramente incredibile. Dopo questa... Non lo so. Dopo questa, veramente, cioè, deck crash, l'avversario perde per... dobbiamo arrivare alle maniere forti a farlo perdere per deck crash. È incredibile, signori, eh? È incredibile. Utilizziamo l'essenza antimagia, end phase, ancora lo scudo specchio lunare. Nel momento in cui avessi utilizzato dei mostri, non avremmo utilizzato cambiare idea. Gli mancano due carte, ragazzi, vediamo quello che va. Lui ci ha inflitto danno solamente togliendoci lo scudo specchio, ragazzi, è incredibile. Aspetta di vedere quest'ultima carta. Noi abbiamo addirittura la giara della dualità che neanche possiamo utilizzare. Io a questo punto andrei a settare le nostre bellissime carte per utilizzarle eventualmente al turno dopo. In tutto questo abbiamo un'altra forza, un'altra risvegliare il drago, ragazzi, ma cioè siamo dovuti arrivare a togliergli tutto il mazzo, e questo è un altro, veramente un'altra attacca incredibile per Antometa, signori, Questa è un'altra attacca incredibile per Antometa, perché grazie alla sua forza di volontà, grazie alla sua forza di determinazione, ragazzi, è riuscito a stecchire tutto il mazzo dell'avversario e non si è dato per vinto. Ora, se l'avversario attacca, niente, comunque noi passiamo il turno e lui perde. Se l'avversario mette un altro mostro, comunque successivamente deve passare in end phase. Guardate veramente come... Ecco, questo è il classico momento del gran finale, È il classico momento in cui il Re Leone si erige sullo scranno e va a dare l'urlo finale, il ruggito finale. Battleface, l'avversario è attaccato, non ci ha finito, è completamente in deck crash. A me basta passare il turno e io vinco. L'avversario ci ha provato in mille modi, ci ha utilizzato mille carte, tutte e tre le forze riflesse terremoto, tutte e tre le forze riflesse, e Antometa ha resistito e è rimasto qui indomito con le sue risorse. Ragazzi, dopo questa io mi iscriverei solo, cliccherei sulla campanellina. Non penso che tutti sono arrivati alla fine di questo video, solamente i veri intenditori, ma io veramente voglio dare un grande applauso al mazzo Antometa adesso, in questo momento, sempre. Cioè, se sei un intenditore di Yu-Gi-Oh, sempre il mazzo Antometa è fortissimo, ma soprattutto in questo momento contro i mazzi che ci sono oggi, soprattutto contro questi mazzi moderni, Kashtira, Company, Gold Pride, eccetera, le stesse bestie sacre che qui abbiamo affrontato in una maniera incredibile e con una partita molto combattuta, molto neanche sofferta, ma proprio una partita da gladiatori, insomma, tanta roba. Con tutto questo, insomma, Antometa, ecco, ha dimostrato la sua grande presenza, la sua grande vittoria. Se ieri abbiamo visto una partita, delle partite in cui ce la siamo sbrigata, oggi abbiamo vissuto una vera e propria partita da torneo, ma soprattutto abbiamo mandato fino all'estremo, fino al limite, il nostro mazzo Antometa. Siamo rimasti imbattuti. E questo che cosa ci fa capire? Che questo è un mazzo che nei tornei ti fa vivere le grandi emozioni, ma soprattutto ti fa uscire fuori da quella cazzo di fumetteria che tu dici: ah, ho combattuto, sì, come Ercole, magari ho anche sofferto, ma alla fine ho vinto. Esattamente come noi qui ora abbiamo vinto contro le grandi bestie sacre, a cui diamo onore al merito, ma di cui siamo stati molto molto più bravi.